Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, bentrovati. Anche oggi, ecco, con cuore sereno, abbandonandosi al Padre, vogliamo iniziare questa giornata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen. Il Vangelo di oggi prosegue quelle che sono le invettive di Gesù a scribi e farisei. Ecco, allora dicevo ieri che è bene come prima cosa sentire rivolte a me stesso queste parole forti perché saranno in questo modo un grande aiuto per trovare dentro di me dei punti di difetto che facilmente non riesco a vedere, ma soltanto la luce di Gesù, l'amore di Gesù può aiutarmi a riconoscere e questo può produrre dei miracoli. Ecco, ascoltiamo allora i due guai di oggi, dalla voce di Claudio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In questi due esempi, o meglio richiami che Gesù ci dona, possiamo vedere che c'è un insegnamento che vuole trasmetterci nel nostro cercare di vivere la vita cristiana, la vita di fede. Vuole trasmetterci un ordine, nel senso delle priorità da rispettare. E cioè, prima ci sono le cose più grandi, più importanti, più gravi. E poi, come dire, a cascata, questo porterà a vivere anche come conseguenza le cose più piccole, che non vanno tralasciate. Però capiamo bene, no? Le cose piccole devono essere la conseguenza delle cose più importanti che abbiamo, come dire, interiorizzato, assimilato, accolto in dono da Dio. Ecco, le cose più importanti, ecco, sono la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Questo è il primo, diciamo, insegnamento. Il secondo insegnamento parla comunque di un ordine, di una priorità, e questa volta c'è la distinzione fra esterno ed interno.
non ha senso dedicarsi come prima attenzione all'esterno. Magari lasciando che nell'interno ci sia lo sporco, le brutture. Dedichiamoci prima all'interno, perché quando l'interno sarà pulito, il cuore, allora anche le azioni che usciranno all'esterno saranno belle, pulite, buone. Ecco, veramente è di una semplicità questo Vangelo, di una chiarezza e di una verità veramente stupende. Ecco, magari potremmo approfondire che cosa vuol dire giustizia, misericordia e fedeltà, che cosa sono e che sono poste come fondamento da Gesù, su cui costruire tutta la vita di fede e di amore. Ecco, sicuramente la giustizia vuol dire concepire un rapporto fraterno con tutti gli altri, in modo che sento che è giusto che non ci siano disparità, ma che fraternamente ci sia nella condivisione il necessario per ciascuno. La misericordia è quell'atteggiamento che nasce nel mio cuore quando io mi sono aperto a ricevere misericordia da Dio e ne ho tanto bisogno. E qui devo veramente far morire il cuore orgoglioso del fariseo che vive in me. E poi la terza è la fedeltà, che è la fedeltà a Dio, che vuol dire come in un rapporto sponsale non tradire mai il mio Dio, e cioè non mettere mai qualcos'altro, qualche altra cosa come fonte di sicurezza al suo posto. Ecco, se sto attento a questi tre pilastri, allora la mia vita si costruirà anche vivendo le piccole cose in questa, diciamo, coerenza. Ecco, allora chiediamo questa grazia di rispettare le priorità, le precedenze e l'ordine che Gesù ci ha insegnato questa mattina. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore, misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi e E con il tuo con il tuo spirito. spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.